Per quello che si è visto, ragazzi, il pareggio mi sta quasi stretto, anzi mi sta stretto perché una Fiorentina finalmente che gioca bene, no finalmente perché l'avevamo vista anche con Napoli, lì c'era stata tanta sfortuna, c'è un po' di sfortuna anche oggi, ma oggi forse è una Fiorentina ancora migliore rispetto alla gara contro il Napoli, perché è una Fiorentina solida dietro, una Fiorentina che crea tanto. Tantissimo in più anche rispetto alla Juventus, domina dal primo al 95esimo minuto, anzi 94esimo, perché l'arbitro, nonostante Cuadrado sia stato in terra un minuto e mezzo nel recupero, non ha fatto recuperare quel minuto e mezzo. E io lì non ho parole, però vabbè. Però una bella Fiorentina, una Fiorentina in generale bella e una prova corale. Ottima da parte di tutti, in primis ancora una volta Castrovilli, io sottolineerei una bella prova a livello tecnico, ma il giocatore secondo me che in questa Fiorentina ci può stare benissimo, perché lì in mezzo al campo è un giocatore importante per questa Fiorentina. E poi ragazzi, una nota positiva, credo che la Fiorentina si porti a casa dopo questa partita, è Franck Ribéry, che è un giocatore che può fare tanto, tanto comodo, alla faccia di chi diceva che a 36 anni non potrà essere più decisivo. In realtà è un giocatore che alla Fiorentina può fare tanto, tanto comodo, perché ha voglia anche, nonostante i 36 anni, di fare la differenza anche in un campionato in cui lui non ha mai giocato, e ha tante motivazioni in questa ultima sfida della sua carriera, di far bene e di trascinare la Fiorentina lontano. Ecco, poi mi è piaciuta una bella prestazione anche di Milenkovic a livello difensivo, mai assolutamente in difficoltà, al serbo come Pezzella, tutti e due leader difensivi, belli, solidi, arcigni, un bel passo avanti anche rispetto alla gara contro il Genoa, la prestazione difensiva. Comunque sembra che rispetto a una Juventus brutta, una Juventus che io non mi aspettavo sinceramente, così anche rinunciataria, una Juventus che ha creato pochissimo, probabilmente anche ha accusato i tre infortuni di Danilo, di Douglas Costa e di Pjanic, che sicuramente hanno limitato anche le sostituzioni per la Juventus, ma specialmente io credo quello di Douglas Costa, perché sono un giocatore Douglas Costa che è veloce, a gamba, che ti crea superiorità numerica, e chiaramente è stato anche un bel colpo, diciamo, la sua uscita dopo 7 minuti, perché insomma lì ha limitato tanto anche le avanzate offensive da parte della Juve. Limitato benissimo anche Cristiano Ronaldo da parte di Milenkovic in primis. Ecco, uno che mi è ben piaciuto tanto D'Albert, sempre spinta su quella fascia, una spina nel fianco per i difensori juventini, spesso si inseriva alle spalle di tutti, come in occasione di quell'occasione clamorosa, forse una delle più clamorose. Ancora io vedo un affanno Badel lo vedo veramente sperso, sperso in affanno. A parte si è mangiato un gol nel primo tempo, davanti alla porta, alto, veramente lì è, penso, l'occasione più clamorosa sbagliata della Fiorentina. Bisogna essere più cinici poi davanti. A parte Chiesa, che non mi convince ancora. Quest'anno non mi convince Chiesa, anche oggi l'ha azzeccato poco, cerca la giocata personale, però in Chiesa ancora non mi convince appieno. Io credo che manchi la punta. Manca la punta là davanti. Io prima della partita, quando ho visto la formazione, ho detto Ribéry e Chiesa davanti, però comunque ti porti quel problema dietro che avevi anche con il Napoli, ma soprattutto a Genova, cioè non c'è un punto di riferimento là davanti, non c'è una punta trascinatrice che veramente ti può comunque far gioco, far salire la squadra ed essere un punto di riferimento per i compagni. E quella punta manca, una punta di peso. Boateng è entrato tardi, però comunque non credo che possa essere lui la punta di peso. Penso che lo potrà essere Vlahovic, lo potrebbe essere Pedro. Probabile che Pedro Guillerme possa interpretare quel ruolo, però ancora sembra che siamo un po' scoperti, diciamo, da quel punto di vista, perché ancora manca davvero un attaccante di peso che ti sappia buttare la palla dentro in occasioni anche più congeniali. Che la Fiorentina può creare in una partita. Ancora quello manca perché sì, i giocatori di qualità ci sono, però chiaramente appunto ci vuole qualcuno che sia un rapace d'area di rigori, come la Juventus a Cristiano Ronaldo, ma soprattutto Gonzalo Higuaín, che comunque appunto anche in poche opportunità
ti possono decidere la partita. La Fiorentina questa punta non ce l'ha rispetto ad altre squadre di bassa classifica, e magari questa figura ce l'ha. Comunque, a parte questo, poi una partita tatticamente giocata bene, preparata bene da Montella. Finalmente si vede la Fiorentina di Montella. L'avevamo vista a tratti con il Napoli, oggi l'abbiamo vista per tutta la partita, sia a livello difensivo, sia a livello offensivo, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Una bella Fiorentina questa, una Fiorentina che ha preparato bene la partita, e il pari appunto sta stretto, perché le occasioni create sono state tantissime, tanti calci d'angolo non sfruttati. Un po' lascia quasi l'amaro in bocca questo pareggio, per come poi è stata condotta la partita. Comunque, un pareggio con una squadra come la Juventus è ottimo, perché può comunque lasciare presagire anche ad altre belle uscite di qui al proseguo del campionato. Poi vedremo, però insomma, questa è una prova molto incoraggiante che segna un bel miglioramento rispetto al Genoa, ma anche rispetto al Napoli, perché è proprio una prova corale bella da parte della Fiorentina, da parte di tutti gli 11 giocatori. Non c'è nessuno che non mi è piaciuto particolarmente, appunto, a parte Badel, a parte un po' Chiesa, ma poi che ha giocato veramente veramente male non c'è nessuno. Quindi forse ancora, io non credo nella Juventus ancora non si veda la mano di Sarri, perché una Juventus brutta così veramente forse neanche con Massimiliano Allegri l'avevamo vista. Però meglio per la Fiorentina, diciamo, insomma. Però speriamo che la Fiorentina possa continuare anche a giocare così, ad offrire queste prestazioni, perché oggi, con un pizzico di sfortuna, anche la partita non l'hai portata a casa, con altre squadre la puoi portare a casa. E quindi speriamo di continuare su questa via e su questa strada, che è quella giusta. Fatemi sapere invece voi nei commenti cosa ne pensate. Lasciate una valanga di mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Forza Viola e Juve merita. Bella, bella partita, bella prova corale. Montella si guadagna un plus, almeno da parte mia. E chissà dalla proprietà, ma sicuramente sarà contenta di questa prova. Commesso, stavolta non ho portato Biella. E a questo punto, arrivederci ragazzi, fino al prossimo video.